miles away from home. Steps were difficult, I'm exhausted, but I did not fall. I hope something good is coming up. Free like a bird, but also louder, and my footsteps on the ground. I raise my head, listen to the sounds. I'm happy with what I have found. Just breathe, just. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Sto andando in università a studiare perché a casa mi deconcentro, anzi non è che mi deconcentro, ho 50.000 cose da fare e siccome sono una persona molto attiva mi deconcentro. La cosa brutta è che mi ho messo la sveglia alle 8, quindi ho detto oggi si studia presto. Sì, l'ho sentita, l'ho posticipata, ma siccome poi c'era il diluvio praticamente qua a Roma, ho detto ma chi se la fa ad alzarmi, rimango un po' a dormire nel letto. E quindi sotto le coperte sono rimasto tipo tre quarti d'ora, mi sono andato alle 9 come al solito, tempo che mi preparo perché io, tempo che faccio la colazione, faccio le vostre riprese belle fighe, tutto il resto perdo un'oretta. E quindi sono le 10 e si va a studiare all'università, speriamo di studiare, se no come al solito mio. Sono arrivato in università e sto salendo in biblioteca nella speranza di trovare un posto, ma ne dubito perché non c'è mai posto in università. Non ci sono posti, andiamo. Non faccio in tempo ad arrivare in biblioteca che già esco a prendermi il caffè. La mia voglia di studiare è pari a zero. Dai, ricominciamo a studiare adesso alle 11. Ten directions on the floor. I lose my mind. Lose my sight. Tell me how I'm gonna win this fight. Just breathe. Just breathe. Just breathe. Tra gli spuntini più strani che ho mai fatto, quello al salmone all'università è il più strano di tutti. Comunque devo dire che lo spuntino fatto in quel modo, buono. Certo, col limone e il pepe nero è tutta un'altra storia, ma torniamo a studiare. Mamma mia che freddo che fa. Appena finito di studiare sto tornando a casa. E poi so per quale motivo. Ciao Anna. Ciao. So per quale motivo. Perché qui arrivano gente importante al campus con le macchine super fighe. Guardate gente super col macchinone. Vigili del fuoco. Che ci vengono a fare i vigili del fuoco? Boh. Stavo dicendo ma ora deve essere qualcuno importante perché gli hanno aperto il super cancello. Ma lasciando stare le tralasciare. Mi sono vestito così. Cioè vedete? Non ho capito per quale motivo ho deciso di vestirmi in questo modo e morire di freddo. Devo capire che fa freddo e mi devo vestire da inverno. Ma io ancora non l'ho capito questa cosa perché ho il cervello ritardato. È arrivato il momento di decretare il vincitore del contest. Andiamo a vedere prima di tutti quanti commenti ci sono su YouTube, raga. Dunque, sotto al video del contest abbiamo la bellezza di partecipo, perché per partecipare bisognava commentare, poi andiamo a controllare su Instagram. 22 commenti con l'hashtag partecipo. Adesso quindi andiamo a fare su questo generatore di numeri casuali da 1 a 22 e poi a scalare andremo a vedere il numero che è uscito. Quindi estrai un numero, vai. Il numero 3 è stato estratto. Allora andiamo a vedere chi è il numero 3. Quindi ritorniamo su 1, 2, Daniele Mastriale. Vediamo se Daniele Mastriale ha commentato su Instagram in modo corretto la foto del contest. E dunque la foto del contest, eccola qua. Quindi vediamo Daniele Mastriale. Purtroppo sembra che Daniele Mastriale non abbia commentato su Instagram e quindi non è il vincitore. Mi dispiace Daniele, dovevi completare il contest. Adesso vediamo, quindi riproviamo di nuovo un generatore nuovo. Sempre da 1 a 22. Numero 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Antobella 911, il numero 19. Vediamo se Antobella ha completato su Instagram. Sì! Allora, dovrebbe essere lei dalla foto del profilo. Sì, è lei. Ragazzi, abbiamo il vincitore. È Antoladoc su Instagram e su YouTube Antobella 911. Che aveva commentato che non vincerà mai. Ce l'abbiamo fatta, adesso la contatto su Instagram per organizzarci tutto. Io salgo sopra delle ragazze solo per scroccare il caffè.
che poi c'è la macchinetta. Sì, grazie Lara. Grazie Lara. Altre cose. Spieghiamo. In tanti mi dite sempre che mi vedete andare poco a lezione. Ma com'è possibile che avete così poche lezioni? Ma com'è che hai così tanto tempo libero? Ma è veramente così semplice il sesto anno? Io ho tantissime domande su quello che è il sesto anno. Allora me lo voglio rapidamente presentare per farvi un attimo capire come funziona e come no. Noi abbiamo fatto vedere nel primo video che ho fatto sul, ve lo lascio qua sopra, su questi daily vlog, ho detto che abbiamo due giorni di lezione, perché principalmente tutte le lezioni, mai tutte le materie sono state sviscerate negli anni precedenti, e adesso è il momento di realmente avvicinarci a quella che è la professione medica, facendo molti tirocini, studiando proprio per quella che sarà la tesi di laurea, piuttosto che quella che è la preparazione in generale, quindi l'anno universitario in generale. Ora, quindi sostanzialmente andiamo a vedere quali sono le materie che studieremo quest'anno. Le principali materie per me sono, l'ho detto tantissime volte, clinica medica, clinica chirurgica. Poi abbiamo odontostomatologia, che comunque fa parte di clinica medica, però è spiegata, diciamo, a parte. Poi c'è l'esame di igiene. Poi avremo al secondo semestre pediatria ed emergenze. Medicina legale me l'ero dimenticata. Questo è lo schema dell'esame, non so se si vede, del mio sesto anno. Sostanzialmente è abbastanza tranquillo come anno, è abbastanza tranquillo come anno. Però comunque ha il fatto che veramente ci approcciamo a quella che è la vita del medico. Come vedete, avete visto magari, io adesso sto facendo poco tirocinio, poco internato. I tirocini ce l'ho settimana, fra, a fine mese praticamente. Quindi la farò fino a fine dicembre solo tirocini. Ovviamente intercalate con le lezioni, dovrò andare in sala presto. Poi vedrete, seguite, sarete sempre con me ovviamente. Per questo vi invito ad iscrivervi al canale e attivando la campanella, che è fondamentale. Adesso sto facendo solo l'internato, prettamente sono tantissime volte, l'avete visto, queste due settimane non ci sono andato perché il mio medico è in Giappone per un convegno, che gran figata che non vi dico, ma va bene, e di conseguenza sono leggermente più libero. Però il sesto anno è incentrato su quella che è la formazione che ti servirà poi per completare tutte le nozioni, per mettere a posto quelle che sono le informazioni, perché voi dovete tenere conto che nei sei anni di medicina acquisite una serie di nozioni che fanno un puzzle, ma ancora questo puzzle non è stato completato, non è tutto legato e non c'è la visione d'insieme, perché è bello sapere tutte le malattie ma poi non sapete fare la terapia, piuttosto che capire, cioè sono tanti piccoli pezzettini che con il sesto anno spera di mettere insieme e di avere una visione più completa, una panoramica più completa su quello che è il sesto anno. Nello specifico non c'è bisogno che vi vada a parlare delle singole materie, perché lo sapete meglio di me. La materia di pediatria parlerà di come curare i bambini, molto semplicemente. Da quello che so, non ho ancora iniziato a studiare, perché la materia del secondo semestre è tutta la medicina cambiata, praticamente è un po' una clinica medica dei bambini, quindi cambiano leggermente le malattie, cambia l'incidenza, cambiano un sacco di particolari. Alcune malattie per esempio sono sconosciute, altre sono prettamente dei bambini. E clinica chirurgica sostanzialmente sì, focalizza su quella che è la parte chirurgica, la chirurgia in generale, quindi qualsiasi tipo di chirurgia. Clinica medica praticamente è una materiona, perché tutto quello che ho studiato prima adesso lo completo con quella che è la terapia, perché prima non si studiava la terapia, adesso si studia tutte le malattie con la terapia, appunto per completare il puzzle. Poi medicina legale è secondo me una materia molto importante nel 2017, perché la medicina difensiva, tutto quello che volete, con queste denunce che purtroppo ci sono ogni giorno, è fondamentale avere una visione d'insieme. E secondo me anche igiene è una materia molto importante, dove si va a valutare tutti quelli che sono i dati statistici in base, per fare poi quella che è sostanzialmente l'epidemiologia, molto banalmente ovviamente, è una banalizzazione che sto facendo di una materia un po' più complessa per renderla a voi che siete magari i primi anni o ancora non avete iniziato medicina più è semplice da capire. Però molto, il sesto anno ne parlavo stamattina con una mia collega, siamo un po' tutti un po' così frastornati, nel senso che da una parte vediamo la luce in fondo al tunnel di questo lungo percorso, dall'altra siamo un po' svogliati tutti. Io lo sto studiando poco in realtà, io a novembre ero molto più serio a studiare, ma è una cosa di tutta la mia classe tranne i super secchioni, ma vabbè, quelli fanno categoria a parte. Siamo impegnati in sala operatoria, siamo impegnati con un tirocino di qua, tirocino di là, interno di là, siamo veramente straimpegnati, anche se non sembra dai miei video. Però abbiamo tante cose da fare ed è un anno diverso, ma sicuramente forse il vedere la luce in fondo al tunnel ci ha fatto abbassare un po' la tensione, non lo so. Dunque, al momento la situazione è questa: devo iniziare a studiare questo bellissimo argomento di clinica chirurgica, ma
in casa mia c'è un gran freddo e i termosifoni non funzionano e devo stare con l'aria condizionata calda. Che freddo, io metto pure i cappucci per il freddo. Non voglio studiare, perché devo studiare? Basta, mi lamento da solo, mi metto a studiare. Comunque raga, in questo periodo sto ricevendo un sacco di richieste di amicizie su Facebook, mi fa solo piacere, quindi se mi volete seguire, Giuseppe Lupica su Instagram, su YouTube, sono fissato con Instagram. Cioè vabbè, avete capito, su Facebook seguitemi. Caffè. No, una macchinetta, accendi macchinetta. Cialde. Ma perché è sempre pieno? Ma l'ho svuotato ieri. Uffa. Ecco qua, caffè in arrivo. Che bella sensazione questa. Con il freddo che fa, Fon, la cosa migliore. Spero di andare in palestra ad allenarmi. Ci vediamo più tardi. Appena arrivata a casa, mamma mia che stanchezza, mi è pure venuto un po' di tosse. Appena sono uscito dalla palestra mi è venuta sta cavola di tosse. Secondo me ha preso un colpo d'aria. Facciamo corna, perché sennò sono rovinato. Vado a prepararmi le proteine e poi vado a fare la diretta condivisa. Come ogni sera, i finocchielli, un po' di petto di pollo con dell'olio e della mozzarella. Ormai devo consumarla sta mozzarella sciolta. Comunque ragazzi, questo è il canale Telegram. Oggi mi ho dato l'anteprima del video di che state vedendo adesso. Quindi iscrivetevi, about Peppo893. Anche se qui c'è scritto Peppo893, ma vabbè. Questa sera diretta, ore 21:30, con un mio amico carissimo, quindi siateci. Detto questo, mi devo guardare qualcosa su Netflix, ma non so cosa. Vediamo insieme cosa vederci. Mid Hunter me l'ha detto un ragazzo, me l'ha consigliato, l'ho pure iniziato. Aggiungo la mia lista, poi me la guarderò. Mi guardo una puntata di che cacchio guardo? Anche devo iniziare Prison Break, dai. Orphan Black, va, così me lo finisco. E Orphan Black sia. Però io adesso ragazzi vado a dormire. Come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, ad attivare la campanella, a lasciare subito un bel like se il video vi è piaciuto sempre. Cerchiamo di arrivare a 150 like, mi farebbe veramente tanto piacere. Io come sempre vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi.